Buongiorno. Adesso sto andando dai miei nonni perché gli devo dare le spugnette che gli ho comprato a mia nonna, praticamente per pulire i vetri. Sono quelle, una azzurra e una celeste, che quella azzurra basta che la... Stavo dicendo, praticamente quella blu basta spostarla un po' sotto l'acqua e strizzarla un pochino, passarla sopra il vetro, poi con quell'altra basta asciugare e vengono puliti. Infatti ora poi, oggi pomeriggio, proverò anche io, perché ho dei vetri che non sono sudici di più. Comunque, aggiornamento cucciolo. Allora, ho già parlato con quella la signora che ce lo dovrebbe vendere, domattina vado a vederlo, che quando uscirà questo vlog, quindi uscirà mercoledì, per voi è mercoledì, quindi io sono già andata a vederlo, perché sarei già andata mercoledì mattina, vabbè, comunque per voi comunque questo vlog uscirà dopo che io sono già andata, poi tanto vi aggiorno nel prossimo vlog. E niente, domattina vado appunto a Pisa a vedere il cucciolo, e se poi lo prendiamo devo lasciare la caparra, come giusto che sia. Ci ha spiegato tutto quello che c'era da dire e ci ha detto in più anche che volendo la femmina diventa più bella rispetto al maschio, però noi vogliamo il maschio soprattutto per un fatto di quando la femmina diventerà signorina, perché io vedo la canina che sta a casa dei miei genitori appunto, che da quando è diventata signorina ha macchiato praticamente tutto in casa, e le macchie addirittura a volte non vanno via, ci devi stare lì a strofinare tanto, quindi per evitare noi si prende il maschio almeno. Però il problema del maschio è che se io in quel periodo ho il mio appuntamento mensile, oppure qualsiasi altra signora o donna che mi viene in casa che ha l'appuntamento mensile, magari lui si può attaccare alla gamba, questo è anche un po' un problema. Però è pure vero che noi lo vogliamo tantissimo, infatti abbiamo già comprato la pallina, dopo ve la faccio vedere quando torno a casa, perché adesso appunto devo andare dai nonni e poi vado al lavoro. Ci vediamo dopo. Come al solito non ci fate caso al mio aspetto, ma come sapete appunto, ve lo ripeto tutte le volte, non mi trucco mai per andare al lavoro. Le spugnette, vi dicevo, sono queste, questa qui scura, basta bagnarla e passarla, e questo sotto invece comunque sotto asciuga, infatti vedi gli specchi cristalli, ma i valoni, infatti lava e sgrassa e asciuga e lucida. Sono appena arrivata dai miei nonni, adesso li lascio questa, che poi devo andare anche al lavoro, scusate per l'inquadratura, ma ok, dicevo no. Poi devo correre al lavoro, infatti adesso vado, perché prima poi rischio di fare tardi anche a lavorare. Prendo un bel caffè e poi... Mi sono appena lavati i denti. Adesso non so se piazzerò i miei capelli oppure no. Boh, adesso vedo un po'. E mi invito anche a guardare qualche video su YouTube. Poi, mentre tornavo dal lavoro, quando sono arrivata a casa, di pomeriggio, praticamente stavano bruciando i rami, i fogli, sta roba degli olivi qui di fronte a casa, e poi alla fine è scoppiato l'incendio. Infatti mentre poi ero in doccia è venuto il mio ragazzo, come Marco ormai tanto lo conoscete, già lo conoscevo, vi ero già parlato, vi ho già parlato di lui, e gli ha detto appunto che era scoppiato un incendio, c'erano i pompieri appunto. Poi quando ho finito di fare la doccia mi sono messa la cappella, sono andata in cucina, alla finestra della cucina, a guardare, infatti c'erano i pompieri. Comunque adesso non so, c'è più sali, perché comunque tanto c'è l'umidità fuori, quindi
Se io prendo l'umido e i capelli mi diventano praticamente mossi, come li ho adesso. Quindi non so cosa fare, adesso vedo un po'. Intanto mi metto a editare il video, poi guarderò qualche video su YouTube e poi guardo se piacerà o meno. E devo andare anche a letto presto perché appunto domattina devo svegliare alle 7. Perché devo andare appunto a Pisa a vedere il canino. Perché comunque devo fare colazione, poi devo andare a prendere i soldi, devo fare benzina e poi parto. Vedo l'ora di vederlo, il cucciolino amoroso. Comunque, io come al solito vi do un bacione. Vi auguro la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, poi ci tenevo, mi sono dimenticata di dire questa cosa, che ho ordinato un tè su Fitvia e mi doveva arrivare oggi. Infatti il corriere mi aveva chiamato e mi ha detto che, cioè, mi ha chiamato però io purtroppo ero al lavoro. L'ho richiamato quando sono arrivata a casa, appunto, e mi ha detto che era in zona, per quello mi aveva chiamato. Però infatti mi sono scusata, ho detto, mi scusi, ma era al lavoro, comunque me lo porta domani. Niente, ci tenevo solo a dirvi questa cosa, comunque. Vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Buonanotte!